bisogno di aiuto? Grazie, ho capito. Ho pensato per una volta di fare qualcosa di utile. Sei molto utile. Già, come no, non faccio altro che cacciarci nei guai. Bene, ti lascio al tuo lavoro. No, aspetta, c'è una cosa che mi puoi aiutare, una cosa che mi tormenta. Vorrei la tua opinione. Cosa c'è? Si tratta di Kenny, da quando l'ho aiutato a lavorare su quella barca ho imparato a conoscerlo un po' meglio. È un bravo ragazzo, sai? E sapere quello che so mi sta divorando, sto pensando di... Beh, e dai, ancora questa storia. È colpa mia se da che cazzo sono stati uccisi. Se non avessi fatto cazzata al motore sarebbero ancora lì. Come faccio a tenermi dentro una cosa del genere? Glielo devo dire. Cazzo ti vuoi... Beh, se sei offesa, ma sei completamente scemo. Ken è già preso un filo. Se dici che è colpa tua, non voglio neanche pensare a cosa farà. Lo so, ci ho pensato, ma non so per quanto tempo posso continuare a guardarlo negli occhi. Mi sembra di mentire. Ti sto dicendo che è una cattiva idea. Davvero pessimo. Ehi, forse te basta andare in giro con le mani sporche di sangue di qualcun altro. Ma non è successo. Senti, abbiamo bisogno di cani, devi darci una calmata se vogliamo uscire di qui. Dunque tieniti per te questa cosa, per i beni tutti, hai capito? Sì, zitto! Ho capito, io torno al lavoro. Già, va un botto di suo quell'uomo lì, poi, guarda i volantini. Ancora quei volantini. Pare che avessero un bel sistema qui, la soluzione finale di Crackwood. Cioè? Esprimiti. Quindi? Sei impallato? Ehi. Ok, è tutto a posto. Mappa mondo. Devo chiedermi cosa sta succedendo nel resto del mondo. Boh, non sono curioso. Pasta, sono delle parti di pasta. Perché, ma dai, si è messo sul banchetto buono. Stai bene, Clem? Sì. Questo banco è uguale a quello che avevo alla mia scuola. Lo so che è strano, ma manca un po' andare a scuola. A me no. Mi manca l'insegnante, anche a me. Prima facevo l'insegnante, ricordi? Facciamo così. Non appena ci troviamo un bel posto sicuro, mettiamo una piccola ala scolastica se lo permette. Dopo dovrò fare i compiti? Niente conto. Ci possiamo stare. Secondo te le cose torneranno normali, come erano prima? Non lo sa nessuno, non credo che ci sia nessuno che conosce la risposta, però magari là fuori c'è qualcuno che sta lavorando per risolvere questa cosa, magari è una cura, non possiamo sapere, lo spero. Bene, teniti stretta quella speranza, è l'unica cosa che non ci possono portare via. Yep. Allora, c'è nient'altro, c'è un gasso, si può andare avanti, sì per favore, campana. Bandiera. La bandiera della Georgia, sono stato con molta storia, che mi importi molto adesso. Già. Noi dobbiamo andare lì. Secondo Bri, il carbonante è il deposito di attrezzi, la medicina potrebbe essere nell'infermeria e la batteria probabilmente nell'officina di cui fuori. Già. Wow. Uscita antincendio. Lui ha detto che c'è l'entrata dell'officina qui che è uscita antincendio. Se vogliamo trovare le medicine da qualche parte è quello il posto in cui guardare. Cavolate è in posto di guardare la parte del proprio che fa una fuori della scuola. Ma io, no, noi dove siamo tipo qua? Boh. Ah, sbagliato. Vabbè. Fuori. Tanto di solito ci guida il computer. Fantastico. Segnale. Principi di Crebo. Tutti? Il medico? Sì, bene.
Welcome? Deve essere il tizio che gestiva questo posto, sembra che si considerasse come una storia di leader supremo. Bene, andiamo di qua. Evidentemente no, andiamo di là. Te l'ho detto, tanto ci penso al gioco a guidarci. Sti cazzi. Un po' troppo semplice, ma... Ah, ok. Ah, ma tutto vuoto. Perché ci devo andare? The alleyway to the auto shops down here. You come in or not? Cazzo, calmati, mi hai fatto spaventare. Aspetta. Uscite dal parco già. Guarda fuori. Questa deve essere la strada per arrivare al parco giochi, dove prima ha detto che tenevano il carbonante. Ma non dobbiamo andare al carbonante. Punta neve. Non uso che non è tanto che non ne uso una così piccola. Usala. Quanto non va? Non c'è l'acqua. Prosciugata. Porta del bagno, perché devo andare in bagno? Che lo so, ad ogni modo non mi serviva il bagno. E metti che devi andare in bagno? C'è cottura. Ok. Questo posto ha sicuramente subito dei danni grossi. Bossoli. Ahia. Bossoli ovunque. Qualsiasi cosa sia accaduto qui non è stata bella. Da che lo deduci? Prendili. Sono già stati sparati, sono inutili. Vabbè, li puoi riempire, no? Buco, arrampicati. Puoi arrampicarti nel buco? Nah. Non ci arriva, è troppo in alto. Andiamo a vedere che c'è qua. Maledetto insanguinato. Wow. 95, give me 5. Peccato che non conosco la combinazione di nessuno di questi. Ci tiri una martellata, non si apre senza la combinazione. Distributore automatico, qui si ci tira un pedato che si è volato, la gente di classe ovviamente ha messo su chiave questa roba da qualche parte. Ok, oh cazzo, ha fatto prendere un colpo. Nient'altro qui. Ciao. Mi salvate ragazzi? Grazie, ma credo che ci sono cose dentro. Ci stiamo pensando noi, non preoccuparti. Sei sicuro che non vi serve aiuto? Ci pensiamo noi, non preoccuparti. Ok, ci dicono loro. Andiamo di qua, andiamo di là. Ok. Solo la porta. Ma cosa? Che cazzo? Ah, ma che si esce? Ah sì, questa è la parte deve essere sul vicolo dove si trova l'officina. Ma dove diavolo è Molly? A prenderlo in culo. Ma c'è un uomo che passeggia. Molly, sei qui fuori? Ora con la sua solita cuscina tira tutto il mondo. Credo che non andrà dall'altra parte. Guarda il cartello. Che c'è scritto? Ah, vabbè. L'officina deve essere da questa parte. Davvero? Guarda, non l'avrei mai capito. Molly, non fare scherzi. Dannazione. Cosa? Che mi sono perso. Mi sento più sicuro qua dentro. Cioè, io. La sicurezza? Buco. È da lì che è passata la fine. Oh no, pessima idea. Oh, ok, che culo. Sì, troncati una gamba, tanto. Vero? Serrata del garage. Cioè, ma dopo deve essere l'entrata della piscina dove Bri ha detto che potranno trovare quella batteria. E dopo come torno indietro? Su, usa la forza. Donazione, incastrata per bene. Quindi tocca fare il giro. Certo che da solo così non ci andremo. Cazzo. Meglio non avvicinarsi troppo. Bene. Ma si deve entrare.
cazzo? Lascialo. È mio. Ok. Dove sei stata? Che... ho capito, è morto, basta! Che è successo? Molly? Molly? Cosa? Ma... che diavolo, Molly? Che diavolo stai facendo? È già morto, credo che tu possa fermarti. Non dirmi cosa fare, tu uccidi il mostro a modo tuo. Io uccido a modo mio. Dannazione. Beh, si diverte. Indossa materiale medico. Forse è uno scienziato o un dottore. Già, beh. Ora non è più un cazzo. Hai trovato un modo per entrare? Sì, ma la strada del garage è incastrata. Non riesco ad alzarla. Potresti andare te ad aiutarmi. Cioè, potresti aiutarmi te. Nessun problema, guarda cosa ho trovato. Ah? Cricket? No, come cazzo si dice? Salve? No, siamo chiusi, non preoccupatevi. Ma che cazzo? Merda. Già, è il caso di muoversi. Di brutto. Di bruttissimo. Andiamo? Muoversi, grandissimo, fuga. No. Vabbè, al massimo ci può chiudere dentro. Ma non aveva tirato ammazzate. Cioè, la squarta. Dai un'occhiata intorno, io mi assicuro che da qui non entra nessuno. Ok. E nessuno entrerà. Cofano del camion. Forse dentro c'è una batteria per auto che possiamo utilizzare. Ma non so se è la batteria per auto. Ho capito? Va bene. Dai. Le. Sì. Aspetta, mi faceva parlare con lei. Parla con Molly. Capsule Molly! Hai bisogno di qualcosa? Allora, posso ricogliere un del veicolo? Mi è venuto addosso dal tetto. Non cerca di darmi morto così ho usato il plan. Perché hai qualche problema con questi mostri? No, mi pare solo che tu abbia inferito un po' più del necessario. Ehi, non si capisce mai quando per gli affari sono tutto morti. Volevo essere sicura. Senti, vuoi prendere qualcosa di batteria? No, stiamo perdendo tempo. Allora, Prof, secondo te cosa è successo, Prof? Non lo so, non mi interessa, per quanto mi riguarda... Non c'è ancora molto compassione per la gente che è morta qui, Ne ho quanto ne avevano avuto loro per i malati, gli anziani e tutte le altre persone che non hanno... Dietro non lo so dire... Perché si deve farci? Te l'ho detto, mi aspetto di avere un posto per la barca, non appena il tuo amico per fuoco mi fa. Sicuro che sia solo per questo, ma continuare il trigano o prendere la donata batteria e andare via di qui. Qui vado a dare un'occhiata in giro. Fai pure. Ok, diamo un'occhiatina in giro qui a ciancicare un po' di roba. Allora. Qui c'è un motore. Ci dovrebbe essere il radiatore del coscio. Scopano del campo. Deve essere la batteria, ma non c'è. Ah, qua sui nostri. Perfetto. Siamo fottuti. Buono. Quindi... Sì, va bene. Allora si va alla macchina. Lì c'è l'antifurto. Fico. Nella merda la brocia. Porta dell'ufficio. Partiamo qui. Quella della piattaforma. Questo qui è per tirare giù il coso. Sembra che tu per la piattaforma... Ah, lo posso prendere? Dopo. Poi, segnale d'avviso. Altro errore di Croft. Come faceva la gente a vivere così? Preferirei rischiare la vita fuori da qui. Anche perché non ho letto quel che c'era scritto, però va bene. Allora, proviamo con questo. Non credo di riuscire a staccare quel tubo a mano. Forse se avessi qualcosa con cui tagliarlo. La lacetta della tizia. Quadra piattaforma.
Non c'è corrente. Va acceso. Di qua. Beh, chiuso. Non si entra. Se no non si esce. Allora. C'è un antifurto. Deve essere un sistema di antifurto. Buongiorno. Buona possibilità che ci siano batterie funzionanti in quella. Se trovassi un modo di salire lassù. Ci sali. Da sotto? Non ci arrivo lassù. Se andi a parte. Forse se chiediamo il coso a lei. Sì, ho preso un uncino. Sì, non lo so, io in Dana abbiamo passato tanto insieme. Ha dato un nome persino a Piccone. Ha chiamato così, non mi giudicare. Per favore, posso prendere questo Hilda? Mi prenderò cura di lei. Sì, vabbè, si è capito. Ho la tua promessa, neanche un graffio. Cazzo, me l'hai prestato per andare nelle fogne? Allora, prima direi di cosa... Non si accetta qua? Ok. Allora, prima tiriamo... Ma perché devo tirare giù? Ah, perché va a pressione d'acqua, forse. Ma dovrebbe abbassarsi il coso. Sì. Funziona. Calla. Forse non è una cosa possibile. Ma dai. Io cercherò di tenere lontani, fa presto. Sì. Polo positivo, negativo. Wait. Questo. Ah, prima il negativo, penso. Poi quello positivo. E ora prendi la batteria. Come? Ok, tira giù questo. Vai, ora prendo tutto il mio. Non sai perché ho sentito che potrebbe scoppiare la batteria se viene tolta a cazzo. Certo, siccome pesa poco. Ok, seguimi. Seguimi, non rimanere a guardare con l'imbecille. Muovi il culo, hai ragione. Sali. Con calma. Vai. Mo. Ah, si esce dal soffitto. Magnifico, ora? Dal tetto! Lulu che? Lucernario? È chiuso! Sparci! Vabbè, tanto ormai è casino per casino. Dai, salta! Ecco, io sono stronzo, giustamente. Give me your hands! Grazie. Beh, se c'è più forza che di Hulk, Stevie. Vai, ci sei fatto. Bene, ora siamo sul tetto, ma va. Smetti? Smetterai mai di lamentarti? Andiamo. Allora, sembra tipo Fate di cosa, di Mirror's Edge a questo punto. Andiamo, cosa sei, un fifone? Salta. Fifone? Come mi hai chiamato? Beh, era che hai detto... Sì. Oh merda. È giusto, sì. Culo. Questa animazione qui ho sempre fatto una figura di merda negli episodi precedenti, però... Termina qui questo video gameplay. Mi piace già te, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, e alla fanpage di Facebook che trovate in descrizione. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!